Prima di dare la parola, credo, al presidente dell'ENIT, a Giorgio Pannucci, anche qui un paio di passaggi che vorrei ribadire. Valore Paese Italia è un progetto sul turismo sostenibile che intende valorizzare in particolare i beni pubblici. Quindi per le associazioni qui vedete tanti soggetti gestori come l'Agenzia del Demanio di beni pubblici. Questo è un indirizzo che il ministro, nuovo ministro Franceschini ci ha dato da tempo, noi stiamo cercando di perseguirlo. Non vuole essere sicuramente, ma questo non sta a me dirlo, un turismo alternativo al turismo che già c'è, ma vuole essere un turismo complementare o anzi, diciamo, ad andare a raggiungersi. La battuta del ministro, ne abbiamo 100, credo abbia detto, di Compostela. Per me, come dicevo ieri al sindaco di Assisi, Assisi batte Compostela 5-0, quindi diciamo, non possiamo non intercettare questi flussi turistici. Quindi è un'offerta che si aggiunge, aggiuntiva, che dobbiamo andare a creare. E in questo senso, però, la voglia di metterla a sistema impone anche di ragionare in un'ottica di network. E quindi passo la parola a Giorgio Pannucci, chiedendo a lui qual è l'intenzione dell'agenzia, l'ingaggio dell'agenzia sulla promozione di questo progetto e anche sull'idea di network. Abbiamo citato i Paradores, abbiamo altri esempi già in Europa di questo tipo, come le Posadas in Portogallo. Creiamo anche noi questa rete iconica che tanti reclamano. A te, Giorgio. Grazie Stefano, vi ringrazio moltissimo per essere presenti così numerosi a questo workshop. Come Agenzia Nazionale del Turismo abbiamo partecipato fin da subito a questo progetto e siamo molto contenti di aver firmato, di essere tra i cofirmatari di questo progetto e non posso che riprendere quanto ha detto il ministro Franceschini e la dottoressa Santarelli. L'importanza di questo progetto è proprio quello, sì, da un lato quello di valorizzare quelli che sono dei beni pubblici, ma soprattutto anche quelli di implementare e allargare quella che è un'offerta turistica già esistente, fare in modo quindi di poter, noi come Agenzia Nazionale del Turismo, di poter quindi promuovere l'Italia, non soltanto le destinazioni più conosciute, ma anche le destinazioni meno note, le destinazioni che però hanno una valenza fondamentale per far conoscere il nostro paese da ogni punto di vista. Per cui non entro in quello che è già stato proprio anticipato, ma quello che è certo è che il lavorare insieme e questa collaborazione pubblico e privato, la presenza delle associazioni di categoria, la presenza degli operatori e fare in modo che quindi già da alcune esperienze che sono state fatte nel passato, come il Demanio e Difesa nel momento in cui hanno messo a bando i fari negli anni scorsi, è il fare in modo, e quindi noi come agenzia nazionale, quella di poter quindi promuovere quelle che sono delle destinazioni, ma anche degli itinerari, dei percorsi, dei circuiti, e quindi permettere di allungare anche quella che è la durata di permanenza dei turisti nel nostro paese. E quindi da questo punto di vista, noi, il nostro ruolo in questo progetto è proprio quello di collaborare attivamente per tutto quello che concerne la promozione poi di Valore Paese Italia, e raccontare quello che viene fatto, quello che verrà fatto e quello che verrà lanciato insieme con tutte le altre istituzioni che sono qui presenti, e allo stesso tempo quindi di lavorare su quella che sarà una formula di funzionamento in maniera tale che i concessionari, gli acquirenti di questi beni pubblici entrino in una rete. O in più reti che permettano quindi di favorire e di facilitare quella che sarà poi la promozione. E come giustamente hai ricordato tu, Stefano, è in complementarietà a tutto l'esistente, in complementarietà alla ricettività esistente, in complementarietà all'offerta turistica e non soltanto ricettiva, ma che ci permetterà sicuramente di poter essere più efficaci e più efficienti nella promozione del nostro paese e del mondo. Dopo un periodo così drammatico come quello che abbiamo vissuto e che purtroppo stiamo ancora vivendo, guardare al futuro e cercare di raccogliere all'interno, anche attraverso un progetto come questo, di restare all'interno di quello che è il piano strategico del turismo e quindi di essere sì innovativi, di permettere quindi innovazione, accessibilità e sostenibilità. Grazie.